Ho qui stasera il piacere di presentarvi, almeno per la prima volta in pubblico, almeno io, per me è così, non ho mai sentito, diciamo, parlare in pubblico, l'ingegnere della Magnum, nonché Daniele. Buonasera Daniele, benvenuto. Buonasera Luigi, come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, non ci lamentiamo. Va bene. Allora, io sai, ho cominciato quest'anno a fare queste interviste e diciamo è un po' da qualche mese che cerco, insomma, di coinvolgere un po' di quelli che hanno fatto la storia, diciamo, dell'elettronica in svariati ambiti. Io mi concentro, diciamo, sull'ambito cioè CB e lineari del mondo dei camionisti, no? Mi piaceva che te ci raccontassi un po' la tua storia, cioè della Magnum Electronics in Italia, che ha lasciato questa impronta non indifferente, voglio dire. Sì, va bene, non è mica un problema. Buongiorno a tutti gli amici dei grandi modulatori. Allora, mi chiamo Daniele. Allora, io vorrei dire questo. A 13 anni ho cominciato a fare elettronica. A 15 sono stato denunciato perché avevo fatto un trasmettitore in modulazione di ampiezza e disturbavo tutta la città di Forlì in onde medie, penso un po'. Questo succedeva in quale anno? Quando avevo 13-14 anni, se non mi ricordo esattamente. Molti anni fa allora. Sì, molti anni fa. Poi di lì sono partito a 16 anni a fare amplificatori per chitarra, che avevano una grande fedeltà. Poi è nato così improvvisamente la CB. Siccome tutti facevano degli amplificatori distorsori che non si capivano nemmeno le parole, ho detto io che sono radioamatore, volevo provare a fare un lineare, un amplificatore con una modulazione che fosse quanto quella della chitarra, della voce, insomma. E così ho applicato la stessa tecnologia ai lineari CB. Ho cominciato a fare un amplificatore lineare, si chiamava Echo 800DX, che poi è diventato il famoso M1000 della Magnum, ha avuto un grande successo in tutto il mondo. E poi dopo, piano piano, abbiamo salito le scale cambiando varie tipologie, diciamo, di capannoni, sempre da più piccolo a più grande, finché abbiamo fatto veramente un'azienda fatta per bene. E di lì è nato tutti gli amplificatori, proprio per la passione che avevo a transistor e a valvole. In Italia sono conosciuti molto i Testarossa, l'F40, l'F41 negli Stati Uniti, perché l'azienda l'abbiamo anche negli Stati Uniti, a Dover, e dove c'è mia sorella. E quindi questi amplificatori sono nati così proprio per la passione di fare qualcosa che fosse diverso dagli altri, perché gli altri facevano, come dico, dei distorsori. Poi di lì ha seguito ZG, che sono quasi le copie dei Magnum. E nel frattempo lavorava anche l'ingegnere della BS lì da noi, nella Magnum, perché io ero assente. Ma in quale anno è uscito, diciamo, il primo lineare CB dalla vostra? Il primo lineare CB e a valvole parlo io. Ok, va bene. Sempre per camionisti, per tutti, perché lo utilizzavano un po' tutti. È uscito nel 1966-67. Come? Aspetta, ma cioè il progettista eri te? Sì, io ho fatto tutto io, perché... Cioè, praticamente eri appena laureato? No, mi sono laureato molto dopo, perché ero solo perito elettronico, e quindi ho cominciato assieme a un mio amico carissimo, che ora è morto, poverino, molto bravo, ha lavorato alla Magnum, era uno dei soci una volta, sì. E poi purtroppo è deceduto. Si chiamava Flaminio, un ragazzo molto in gamma, era il mio professore poi. Scusa Daniele, ma te praticamente sei un pioniere. Ma no, pioniere, insomma, io... Ma pazzo, cioè, stiamo parlando, 66 hai detto? Sì, nel 1966, io ho iniziato nel 65 con la Magnum, pensa. 1965, ho 73 anni. È tutto ancora e tutt'oggi lavoro ancora. Io ignoravo completamente questo fatto, pensavo che Magnum fosse una ditta tipo fine anni 70, invece no. No, a 65 abbiamo iniziato, che allora non ero proprio in prima parola, però i miei progetti erano tutti miei e venivano costruiti da altri due o tre radioamatori che poi sono deceduti col passare degli anni. Io dopo, siccome avevo la ditta che si chiamava Frignani Elettronica, ho deciso di andare in ditta con mio zio, e di lì siamo partiti alla grande, producendo dalla mattina alla sera. Con 96 dipendenti, 96,
E poi piano piano ci siamo un po' scemati perché il lavoro era cambiato in Italia, insomma, non andava molto più negli anni 90-92, che ho avuto anche la disgrazia che è morto mio figlio, che lavorava, era progettista anche lui della Magnum, molto bravo, e lui faceva soprattutto le parti meccaniche. Poi avevamo anche l'ingegner Monti, sempre nel reparto CB, che faceva tutte le meccaniche tipo il famoso F40 Testarossa, che abbiamo fatto fare proprio gli stampi della fusione dell'alluminio, che poi tutti ci hanno copiato, e purtroppo è così la vita. È così, caro Luigi. Siamo partiti con un piccolo ignarino da 50 watt, che ripeto, allora c'era solo la CTE. Se ti ricordi, Luigi, ti ricordi? No, non mi ricordo, come faccio a ricordarmi? Facevo, non so, adesso tu sarai più giovane, vero? Sì, certo. Facevano dei piccoli lineari che quando li accendevi non si capivano le parole da quanto distorcevano. E allora noi abbiamo fatto questo primo lineretto una sera, così in 5 minuti, e con un MRF455 con lo stesso schema degli amplificatori per chitarra, perché se non erano perfetti non potevano andare. Noi usiamo una classe di funzionamento che è la classe AB2, che gli altri non sapevano neanche cosa fossero, e di lì siamo partiti. Di lì, visto il successo di questo piccolo mostriciattolo, abbiamo fatto il 2 transistor, il 400T, 400TE, e Ma poi abbiamo ti fatto ricordi l'anno, grosso modo? l'anno per il MRF455 era il 73-74. Hai capito? Il 73-74, e poi dopo sono susseguiti tutti gli amplificatori fino a Poi 4 kW. siete passati ai quattro finali. Sì, dai due siamo passati ai quattro finali, e poi i quattro finali con diverse tipologie di transistor. E fra l'altro, appena io ho messo piede alla Magnum, perché era da un anno che io ero assente, anche se di titolare, assieme a mio zio, c'era l'ingegnere Zomignan, che lavorava, il signore, come si chiama, già mi sfugge, Zomignan, sì, Sì. è un ragazzo molto bravo, che si è poi, quando sono entrato io, è uscito lui, e lui si è fatto la Cioè, sua ditta che aspetta, tutti conoscete. ma la Magnum era una ditta per conto, cioè io non capisco bene sta cosa. Cioè, tu sei entrato, diciamo, da dipendente lì? No, 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 ma che dipendente, tutto Beh, mio. cioè, non riesco a Ah, capire sta l'ho cosa. detto, noi abbiamo aperto con mio zio subito la Magnum, e siccome io non ci andavo perché non credevo tanto a Ah, ho questo capito. lavoro, così, hanno preso l'ingegnere Zomignano, che lui mandava avanti qualche cosa, insomma, era bravo, insomma, faceva il suo lavoro. E dopo, quando ho visto che il lavoro non andava perché sembrava che dovessimo chiudere la fabbrica, io sono andato Stiamo dentro parlando dei e. primi anni 70. Sì, i primi anni 70, esatto. E di lì poi siamo andati avanti senza problemi. Abbiamo avuto sempre un successo con veramente una fase ascendente veramente meravigliosa. Poi siamo passati a 4 transistor. Circuito stampato erano tutti quanti rigorosamente con le serigrafie, con il solder verde davanti e di dietro per evitare che l'umidità colpisse, soprattutto nei camion che c'è molta umidità, Sì. e colpisse i circuiti stampati che facessero l'ossido. Abbiamo un solder verde sopra e sotto, e tutti rigorosamente mancati in Magnum Electronic Forlì. E di lì siamo passati al 4 transistor, poi siamo passati all'8 finali. Ecco, Daniele, questa cosa mi interessa, anzi, interessa il mio pubblico in modo particolare. Certo, Ma certo. ce l'ho poi, non ti dico la sviscerare, però insomma, se entri un po', cioè, ora, cerca di capirci, no? Cioè, noi, no? C'è molta curiosità e ci sono molte leggende metropolitane. Ecco, dalla tua bocca, insomma, io penso che, insomma, No, io sinceramente ho sentito parlare delle persone che hanno detto che degli operai hanno messo a punto i nostri lineari, ma sono tutte cavolate No, campate praticamente in lì, aria, aspetta, veramente. lì dissero, hai presente questi ragazzi che vanno a fare lo stage? Ma noi dei ragazzi che facevano stage non ne abbiamo mai avuti. Avevamo degli operai che avevano 35 anni, tutti i radiatori rigorosamente in regola. E abbiamo avuto qualche ragazzo, sì, che ha fatto gli stage, però
tutti i ragazzi che non avevano nessuna cultura di radiofrequenza. Pensa te che per tarare un apparecchio dovevamo diventare matti, e si arrivano dei ragazzi che vengono a mettere a posto, come ha certo detto uno. Da che cosa è nato praticamente l'esigenza di fare un otto finali? Ma però io non so bene questa storia. L'ha fatto per prima la ZG o l'avete fatto voi? Come... Dunque, io sono sicuro che ZG l'ha fatto per prima, onestamente. Però lui ha fatto un amplificatore che io non ho mai visto. E ho visto poi dopo, in futuro, il 1200, mi sembra. Sì, che una volta lo chiamavano... Primatist, il famoso Primatist. Non ne ho un'idea, però noi abbiamo fatto prima il Testa Rossa e, come ripeto, ha avuto un gran successo. E poi dopo ho visto venire fuori le DV1200 della ZG. Daniele, ma l'F40 è sì. Cioè, è l'evoluzione, cioè nel senso sono due testa rossa accoppiate, o è stato un disegno completamente nuovo? No, sono due testa rossa accoppiati, però hanno il driver con tanto di telecomando e con tanto di protezione sull'antenna. Molti possono dire, ma il Magnum F40 scatta continuamente, se non ha l'antenna a posto non funziona. È vero, l'F40 per i camionisti, siccome ci sono tante antenne farlocche, cioè tutti qui si sono ingegnati a fare delle antenne, e le uniche antenne un po' buone che ci avevamo sul mercato erano le Avanti e le nostre antenne, che si chiamavano Apache, erano le antenne fatte in teflon su un bicchiere dell'Agostini tornito, e teneva migliaia di watt. Lo può dire ben volentieri anche l'amico il Tiger, che era camionista, che faceva la linea dall'Olanda a portare le carni in Sicilia, o se no da tutti gli rivenditori della Sicilia che hanno montato tante antenne Apache. Se le producesse ancora, le comprerebbero tutte, perché nei camion però c'è il problema del ROS. Il problema del ROS era stato controllato mille volte, ma ogni camion ha la sua particolarità, soprattutto nei Scania, nei Volvo, insomma qualche problema c'era. E questa antenna era stata fatta appositamente per l'F40, costava 150.000 lire a quei tempi, mi ricordo, e aveva il cavo in teflon, cavo RG in teflon, molto buono, che non aveva nessun tipo di problema. E l'F40 è nato proprio come esigenza per spingere forte dal camion. E tieni presente che i transistor che usiamo noi, gli MRF422, sono transistor, allora quelli della Motorola erano transistor rossi, che usavano anche la BIAS, e potevano essere spinti fino a 28 volt nei camion. Quindi sai che i camion, quando vanno in moto... Quel lineare che ampiezza di banda aveva? Allora, l'F40 senza il driver poteva fare 3 mega e 50 mega. Ma era largo? Era largo di banda, perché è nato perché nei paesi, negli Stati Uniti, dove sono stati venuti tanti pezzi, abbiamo fatto più pezzi per gli Stati Uniti che per l'Italia, anche perché in considerazione che vengono fatti negli Stati Uniti a Dover, il mio cognato li faceva, e soprattutto per i camionisti, senza driver. Venivano pilotati da apparecchi da radioamatore con 20-30 watt, andavano da 3 mega a 50 mega. Voi per Stati Uniti avete fatto, cioè driver praticamente, sì, sarebbe il pilota, ragazzi, chi non capisce il discorso, driver sarebbe il pilota, sarebbe il pilota, otto finali in trasmissione più pilota, che sarebbe il driver. Allora, i toroidi che usiamo noi sull'F40 sono diversi da quelli che usa ZG o altri, li abbiamo fatti fare da una ditta specializzata che ha fatto un toroide con materiale E43. Infatti i materiali per i toroidi, per avere... Ma Daniele, l'ingegner Daniele, quando si metteva lì a progettare, a pensare... Daniele, pensavi solo i soldi? Perché io devo fare un fare delle domande un po' piccanti, perché mi piace questa cosa. Pensava i soldi, oppure pensava, sì, io devo mandare avanti perché c'ho 90 operai. Ma pensava anche, devo mettere in mercato comunque un prodotto che deve durare, cioè deve essere un prodotto valido?
Sì, noi facevamo, io e mia moglie che è radioamatrice anche lei, è un tecnico anche lei, è progettista, io ho sempre pensato di fare la qualità, infatti non sarò mai ricco come altri, perché non abbiamo mai fatto una produzione di massa, abbiamo sempre curato l'artigianalità e la convenienza del cliente, purtroppo i materiali sono saliti in proporzione agli anni in cui vennero fatti alle stelle. Infatti, al giorno d'oggi non sappiamo più dove comprare i 422 o altri transistor perché hanno un costo enorme e poi non sappiamo se va bene perché è tutta porcheria. Al giorno d'oggi siamo sinceri, quindi tutti i CB che devono chiamare i finali bisogna essere sicuri di comprare roba di qualità. Tutti quei accoppiati che dicono che sono tutte fregature, soprattutto i cinesi, state attenti, lì bisogna rivolgersi alla Motorola, veramente a chi li fa. Comunque l'F40, come ripeto, era protetto in antenna, bastava 1,7 di ROS che lui andava in protezione. Quindi molti dicono, ma scattava continuamente per forza, se no sai quanti finali si erano bruciati migliaia. Io per quello che mi ricordo, che avevamo proprio il laboratorio solo per i camion, avrò cambiato nella mia vita 50 finali dell'F40, ma anche nel Testarossa, perché il Testarossa era protetto uguale. Quindi avevamo il driver o pilota in classe A più 4 finali in classe AB. O AB2, dipende dal sistema che facevamo, e quindi era tutto autoprotetto. Solo che quando uscivano i camion dal nostro capannone, che si poteva girare attorno tutto quanto, quindi entravi senza niente, uscivi che avevi la tua antenna, avevi il tuo lineare. Facevamo anche i CB, però i CB meno ne facevamo, meglio è, perché ognuno di noi ha la sua particolarità, volle l'apparecchio con Sì, l'eco sì. fatto in una certa maniera. Quindi era meglio che li facessero gli altri. E l'F40 in che classe lavorava? Il F40 lavora in classe A, il driver, e il finale in classe B, 1. Quindi ha una linearità molto buona. Se i grandi professori che mettono le mani nell'F40 vanno poi attorno a modificare, perché ogni tanto capitava che qualcuno usciva dalla nostra fabbrica. Se non gliele sequestravano prima la polizia postale, perché succedeva anche questo, cosa succedeva? Mentre andavano a casa, venivano chiamati dai presunti tecnici: vieni da me che te lo taro io. E quindi tutti volevano guadagnare, tutti volevano vedere come era fatto. E poi dopo sono seguiti tutte le copie delle copie, perché tu sai che a Napoli c'è un personaggio che dice che li fa lui. Ma sono uguali ai miei, quindi dalla facciata esterna, dal telaio esterno, dentro sono tutti precisi, perché ormai gli schemi sono quelli. Quelli di comprare un lineare Magnum o comprare un lineare Bies sono identici. Dopo dipende da chi lo monta, come lo monta, soprattutto se il negativo vanno in batteria direttamente, se il positivo vanno direttamente in batteria. Se non lo mettono a massa, se non lo mettono a massa. Insomma, questo è il discorso. Il chassis del vostro lineare Sì. del Magnum Sì. è stato pensato, ideato e stampato da voi? Sì, siccome non c'era un telaio o non c'era uno chassis di alluminio che potesse raffreddare anche senza le ventole, perché l'evento è stato una bellezza, una finezza che abbiamo messo noi di due ventole proprio per dare un po' di spicco quando si accendeva. Però quando ho fatto il primo F40 scaldava molto. Allora sono stato a Brescia in una ditta che fa alluminio, che insomma fa fonde all'alluminio e fanno si chiama Trafilerie di Brescia. Sono stato là e ho fatto un disegno per quanto riguarda il telaio esterno. E loro mi hanno fatto un disegno completo come veniva, perché c'erano delle piccole derive di alluminio col caldo, col freddo. Sono ritornato due o tre volte a Brescia e abbiamo tirato fuori questo stampo che faceva il mio telaio. E di lì è nato rigorosamente il raffreddamento, per quello pesa 22 kg, ragazzi, non è? Se prendiamo un Bias pesa molto meno.
per esempio un con 24 un con 26 al confronto del testo rosso c'è un 4 kg di differenza. Il magnum è molto più raffredda molto di più, e poi l'alluminio è anticorre al 35-71 che ha una dissipazione meravigliosa. Tutto qui, poi abbiamo fatto la piallatura. Ma te l'anno dell'uscita del del magnum, te lo ricordi? Beh, io francamente ho poca memoria, sono passati tanti anni, perché sai. Ma dopo... sarà stato cioè 87-88? Prima. Prima? Noi nell'82 lo facevamo già per gli Stati Uniti, abbiamo fatto diverse. Lo sai perché ti chiedo questo? Perché il primo 1002 è uscito nell'84, che se te mi dici 82 è uscito prima, allora non lo so perché io non ho mai guardato quello che fai. Onestamente io non ho mai avuto bisogno di copiare o guardare quello degli altri, perché sapevo che ZG Domignano era un mio carissimo amico, ci scambiavamo delle idee tecniche, lui era una persona abbastanza competente, non era uno stupido. Daniele, ma c'è un po' questa leggenda metropolitana che il Combo 26 assomiglia un po' a Testa Rossa, c'è questa, diciamo, nell'ambiente. Aspetta che io faccio le domande, se te poi fa anche il politico, nel senso puoi prendere per la tangente, non mi risponde, non è un problema. Però in questo ambiente, diciamo che c'è questo pensiero, no? Io non so se è vero o non è vero, non ho idea. Effettivamente si assomigliano, in che senso? Io non lo so quello che c'è dentro, ma si assomigliano come musica, cioè io se sento per esempio un impianto dico ma si assomigliano un po' questi due impianti come trasmettono, poi dopo cosa c'è dentro non lo so, come qualità del sound si assomigliano, noi volgarmente che siamo ignoranti lo chiamiamo c'è molta radio, te che sei un ingegnere ce lo potresti un po' spiegare meglio sta cosa. Allora, gli amplificatori, la radio famosa 5 più così, perché hanno un modulatore diciamo della Madonna, per dire una puttanata, però è la verità, tutti i magnum hanno un modulatore della Madonna. Perché? Perché come amplifico io, come l'ho pensata io, perché io non ho inventato niente, come diciamo, perché per fare un amplificatore bisogna guardare i libri di scuola oppure i libri radio handbook che quando io ero un bambino. Ti spiego velocemente, io per diventare radiotecnico mio papà mi mandava a 13 anni da un certo Livieri Ettore di Forlì, che poi gli comprai il negozio io, e a imparare a fare l'elettronico. Lui era radioamatore e aveva una marea di libri americani dove dentro trovavi tutto il sistema di amplificazione in classe A, classe B, ed è lì che sono nati i miei primi amplificatori a valvole per chitarra, che ho avuto un successo enorme, addirittura ne abbiamo venduti anche in Inghilterra dei gruppi famosi. Ecco, però diciamo su quel principio lì, come lavoro la curva, perché funziona così. Allora, tutti gli altri amplificano un segnale che è così composto. Abbiamo sulle coordinate cartesiane, se tu non sa cosa vuol dire, è una assist e una verticale, abbiamo un'onda negativa e un'onda positiva, è una sinusoide. Allora, tutti amplificano una semionda e quella si chiama classe C, e quindi viene fuori una modulazione cattiva. Se però uno amplifica l'onda intera in classe A o classe B2, salta fuori la modulazione positiva, quindi la radio è quella che dà l'impronta all'amplificatore. Se nell'amplificatore al posto dell'antenna ipoteticamente ci potesse mettere un altoparlante, fra il COM 26 e il testa rossa sono uguali, l'amplificazione è quella, perché lo schema è quello, non cambia niente. Tu dici che pure l'ingegnere della BIAS ha fatto le cose a regola d'arte ed è per quello che si assomigliano. L'ingegnere Domignan è una persona molto brava, molto capace, io non potrei parlare male di lui perché è una persona bravissima, è uno che ha le palle, come si suol dire, è una persona però, in gamba. Però cavolo, guarda Daniele, noi, cioè, perché noi siamo ignoranti forti, cioè, ci devi perdonare perché noi siamo ignoranti ma ignoranti forti, però per la prima volta io sto capendo. Ragazzi, qualcuno che sentirà sta cosa si metterà a ridere e dice ma questo è un ignorante. Sì, sono ignorante, cioè, qual è il problema? Però finalmente sto riuscendo a capire, perché lui lo sta spiegando in modo, giustamente sta usando anche una terminologia abbastanza semplice che tutti la possono capire, non stiamo, perché questo non è un canale per radioamatori, questo è un canale per camionisti, ragazzi, quindi insomma certo, il nostro certo. Livello è quello che è, cioè, voglio dire, non è una novità.
Però ecco, finalmente, cioè, quella cosa che hai detto è finalmente stiamo riuscendo a capire, perché te hai detto non ho amplificato una sola onda, perché ce ne sono due. Certo, noi abbiamo l'onda intera, infatti è come nelle antenne. Se per esempio in un camion noi potessimo mettere due antenne, allora col sistema in fase, come chiamo io, cioè abbiamo un sistema di uscita a onda intera, potremmo pilotare un'antenna e l'altra con 2 dB di differenza, cioè 2 dB sono tanti ragazzi, è un mezzo lineare, perché per guadagnare un punto sono 6 dB, quindi per triplicare la potenza ci vogliono 1000 watt, quindi da 100 watt per dire, quindi si potrebbe fare questo tipo di discorso. L'importante è che capire che quando uno va è come uno andare in bicicletta, se tu pedali hai due pedali, e purtroppo chi trasmette in classe C pedala con un solo pedale e quindi fa fatica, viene fuori male tutto, invece amplificando con la bicicletta con due gambe, chiaramente il segnale, insomma, andare in bicicletta è molto più facile ed è uguale per le radiofrequenze. Hai fatto un esempio bellissimo, è come pedalare una bicicletta con una gamba sola, effettivamente, oppure come andare col camion invece con 4 pistoni, 6 pistoni, con la metà dei pistoni per bruciare, cioè, esatto. Ho capito. Io ti dico la verità, ne abbiamo mandato uno solo in Australia da una ditta di camion, non mi ricordo, McCallan, una roba del genere, e lo mandai a un radioamatore che aveva una ditta di camion, questo amplificatore, solo che loro hanno i camion diversi dai nostri, hanno un muso più lungo come gli americani, e mise due antenne, lui parlava con l'Italia, non era mai successo, eppure aveva un amplificatore in classe G che non arrivava da nessuna parte, perché trasmettere positivo vuol dire che quando schiacci la portante puoi avere 1000 watt e 1200 sul parlato. Io, per me non conviene avere tutta questa potenza, bastano 300 watt modulati che siano 400-500 quando parli, così quando tu smetti di parlare in quel momento i transistor si riposano perché consumano meno, quindi parlando aumenta la corrente e aumenta la potenza, capito? Una volta si chiamava portante controllata nei trasmettitori per radioamatori, noi non l'abbiamo mai fatto, però il modulatore vero, perché attenzione, ci sono gli americani che trasmettono in questo senso, usano il testa rossa o l'F40 come col baracchino e con il lineare. Cosa succede? Loro mandano la portante senza parlare, perché non c'è microfono nel trasmettitore, lo usano come eccitatore. E la tensione dei 24 volt che va ai transistor finali va a un trasformatore di modulazione da 2000 watt, il quale va a un amplificatore a 24 volt da 500-1000 watt di bassa frequenza, tipo da orchestra o da giostra, tanto per dire. Mettendo i microfoni in questo amplificatore tu moduli i finali con una modulazione, cioè che quando parli cantano i transistor finali, senti proprio che ti vengono dietro con la modulazione, quella è la vera modulazione, il vero modulatore. Trasmettere col microfono, con l'amplificatore, non vuol dire modulare il modulatore, vuol dire amplificare e basta, hai capito? Una volta i trasmettitori erano basati così, per radioamatori o per CB, quello che è, eccitatore, amplificatore 100 watt, modulatore e via che si andava sparati. Quello sarebbe il bel sistema, fare un modulatore. Io ne ho fatti tanti per i camionisti, erano i primi, poi dopo addirittura sono nei musei a New York, addirittura ad Avellino, capito? Comunque, mi ripeto, Zomignan è una persona squisita, ha lavorato per noi, io non c'ero allora, pochi mesi ha lavorato, poi insomma, noi diciamoci la verità, all'inizio la ditta abbiamo avuto dei problemi tutti, andavamo giù a precipizio se non arrivavo io, dopo siamo partiti proprio in quarta. Siamo partiti in quarta e sono molto soddisfatto della mia vita, veramente, perché abbiamo fatto dei prodotti solidi, buoni, perché la gente doveva durare. Infatti i nostri accordatori hanno cambiato due persone, cioè due radioamatori, uno sono deceduti ma lo usano ancora attualmente, e attualmente accordatori o amplificatori che hanno 45 anni
Io al giorno d'oggi con i miei ragazzi facciamo restyling per rimetterli sulle nuove frequenze e quindi indubbiamente vanno tutta la vita. Io morirò, ma ci sono ancora sempre in bagno, come forse ci saranno sicuramente i bias, perché ognuno di noi ha fatto la sua corsa con lealtà, poi dopo dipende uno cosa si fa pagare. Comunque la qualità del magno manca, diciamo, in questo ambiente, te lo dico francamente. Io purtroppo sono sincero, nel 92 ho avuto una notizia bruttissima. Mio figlio è morto di un incidente stradale e purtroppo avevo smesso per un po' e mi sono ammalato di cancro, che sono stato operato e mi sono salvato per un pelo, perché per un genitore io ho preso due figli, in poche parole. Uno è morto da piccolino e questo è morto a 16 anni e mezzo, 17. Proprio quei tempi lì, che avevamo un lavoro bestiale, proprio un lavoro grandissimo. E mi sono un po' lasciato andare, sono andato negli Stati Uniti per farmi operare di cancro, perché in Italia ancora non si sapeva cosa fosse. Mi sono salvato, sono rimasto da mia sorella 9-10 anni, andavo su e giù per l'Italia per vedere così gli affari. Mi sono dedicato anche a costruzione di apparecchiature contro le multe, si chiamava Anti-Auto Velox Magnum, avevano conosciuto tante persone. E poi improvvisamente, come sono tornato a casa, mi sono ributtato sulle mie attrezzature, però purtroppo i transistor costavano troppo. La ditta di Bologna che costruiva le mie cassette, che mi faceva le fresature per il magno, per tutto, improvvisamente, tornando dagli Stati Uniti, non c'era più, aveva fallito. E allora cosa ho fatto? Sono stato dal giudice per questo fallimento e sono spariti tutti gli stampi, parliamo di 200.000 euro di stampi, che potevo fare tutto. Addirittura avevamo una macchina che fresava il piano del test rosso dell'F40, perché sapete che i transistor, quando si mettono su, sono pari, paralleli al transistor, e tutta roba da rete si bruciano subito, hai capito? Quindi tu vedi l'EM, per dire. L'EM è una foto delle copie dei nostri, che è una roba da ridere, che poi glieli fa l'ARM, che poi l'altro glielo fa l'RMS, tutta roba da ridere, tutti copioni. Cioè, ma praticamente cos'è successo con questi stampi? Niente, sono andato per ordinare del lavoro, non c'era più la ditta, allora ho chiesto in giro, ma dove è andata a finire? Ah, dice, hanno fallito 2 mesi fa e hanno portato via tutto. Ma cosa dici? Sono rimasto sconvolto e mi hanno portato via tutto. Loro dopo sono stato al giudice fallimentare, dice, ma la roba non lo so, l'avranno tolta, l'hanno cavata, l'hanno buttata nel faro vecchio. Parliamo di 200.000 euro di stampi, avevamo delle cose favolose, perché noi non è che si potevano fare un buco col trapano, veniva fatto tutto in automatico. Ecco perché soldi non te ne faremo mai, perché abbiamo fatto le cose seriamente. Cioè, te praticamente facevi fare gli stampi delle schede, giusto? Sì, si facevano fare anche le schede. Questo è un altro episodio bruttissimo della nostra vita. Abbiamo fatto fare, facevamo come si chiama? E dopo Bologna c'è una cittadina che non mi ricordo come si chiama. E c'era un signore con la sua famiglia, facevano i circuiti stampati. Noi avevamo dei circuiti stampati che erano proprio veramente bravi. Anche loro, quando sono tornato da loro, mi sono sentito dire: ma scusi, ma lei non era deceduto? Io sono deceduto, ma sono qua. Ma come? Non sapevano sembrava si volesse scusare. Poi ho capito che i miei 1.000 circuiti stampati che avevo fatto fare per l'F40, il testa rossa, che poi sono doppi due circuiti uguali accoppiati, loro li hanno venduti a un'importante ditta italiana per 4 soldi, perperché questo qui gli ha detto che io ero morto, ma roba dell'altro mondo. 2 anni sono stati tentativi di parlare con loro, ma ho avuto dei grandi rifiuti, perché prima siamo tutti amici, poi quando ci sono gli interessi diventiamo tutti nemici. Questa è la verità, Luigi. Ma si vede che praticamente questi qui avevano bisogno, nel senso che... No, loro avevano bisogno di copiare il circuito del Magnum, perché loro non erano capaci di copiarlo elettricamente. Bastava prenderne uno già fatto e loro erano già a posto. Loro, ti dirò anche questo, io ho tentato delle denunce, ma sono andate tutte
diciamo, nel dimenticatoio, perché purtroppo i lineari Ma non si Daniele, possono si brevettare. va a copiare dei bravi, non da quelli che sono meno bravi. No, Purtroppo nel dicono senso che così. sei un po' onorato anche da questo punto di vista. Io sono contento se uno pensa che io sia una brava persona, perché ho sempre cercato di comportarmi bene, e ciò nonostante qualcuno può sempre venire male. Io mi ricordo che Valentino, CB Valentino, non so se ve lo ricordate, di Forlì, che era un camionista che girava su per l'Italia, aveva l'F40. Quando ha smesso, è andato in pensione, lui e il suo socio, che non ricordo come si chiama, sono miei carissimi amici, che ci vediamo raramente, hanno smontato l'F40 e hanno preso 1.300 euro ancora. L'avevano pagato 1.000 a quei tempi, quindi hanno preso di più dopo 20 anni, dopo 30 anni, e loro non hanno mai avuto rotture, non si sono mai rotti, contentissimi. Hanno avuto anche sono partiti anche loro da COM 26, fino ad arrivare al Sì, V16. bravo. Daniele, qual è il segreto del lineare? Cioè, quali sono i segreti? I segreti del lineare sono studiare bene, imparare bene quali sono i sistemi e le formule Ma che danno le l'elettronica. armoniche sono importanti? Beh, le armoniche, certo, perché molti lineari dicono: ah, il mio da 2 kW. Non è vero, perché se andiamo a vedere con l'analizzatore di spettro, è una specie di televisione che quando io metto un lineare, un amplificatore sotto inchiesta, vedo la fondamentale che sono i 27, poi c'è la seconda che sono 54, poi c'è la terza perché i transistor non si fermano mica a quella frequenza lì. Quindi tutte le armoniche che danno, non bisogna fare la somma dei 27 mega più le armoniche, che diventano tutto quello che ti pare. I nostri amplificatori hanno anche un piccolo filtro passabasso, che attenua 15 dB per la seconda armonica. Ma delle armoniche non ce n'erano sicuramente nell'F40. Ecco, però se qualcuno cambia un finale così, come gli capita, molti cambiano il finale, poi dopo si ritrovano ad andare dal Valerio perché si brucia l'altro, insomma è tutto un collegamento. Se i transistor non sono ben accoppiati, non c'è bisogno che siano proprio selezionati, basta che abbiano lo stesso punto rosso-giallo che determina il coefficiente di amplificazione. Perché il rosso, come montavo io, e Montabias, hanno un sistema di amplificazione un po' duri, ma vanno bene. Quelli che hanno colori arancioni, una volta c'erano questi colori che adesso non ci sono più, che li vendono tutti uguali, ma non è vero. E quindi abbiamo un'amplificazione più forte o meno forte. Quindi le armoniche bisogna stare attenti, perché la somma di tutta questa porcheria, ecco, allora tu vedi molto, io il mio faccio lineare che da 2000, non è vero. Mettiamolo sotto analizzatore di spettro e poi vediamo se è vero. Questo è il discorso, capito Luigi? Quindi l'ultima domanda praticamente è questa. Adesso cosa stai facendo? Allora, adesso io, siccome non trovandomi più i miei stampi, tutta la mia roba, mi ero molto demoralizzato e mi è venuto in mente che i nostri accordatori d'antenna conosciuti in tutto il mondo, perché noi produciamo anche per gli Stati Uniti, abbiamo anche altri marchi importanti per il mondo. Dunque, sappiamo che abbiamo degli accordatori d'antenna che fanno dai 10 agli 80 metri. Lo Stato ha rilasciato nuove frequenze, nelle bande famose UART, qui 160 metri, allora facciamo il restyling di questi apparecchi. Siccome abbiamo fatto 90.000 MT 3000, 80.000 3000B e migliaia e migliaia di 3000DX e compagnia bella, questi qui entrano tutti con la modifica e se ne vanno fuori con un nuovo modello, praticamente ritorna nuovo l'apparecchio. E questo è il nostro principale lavoro. Poi facciamo gli amplificatori lineari per radioamatori da 800 watt a salire sino a 10 kW, ma questo forse non importa, però molti CB c'hanno perché lo comprano, perché il lineare da radioamatori c'è anche la 11 mega, quindi i 27 mega, e quindi molti non vogliono comprare un solo l'ME800 per la CB. Tu sai che facevamo l'ME800, l'ME1000, ecco, l'ME800, so, adesso costa 500 euro, 550 euro. Uno dice: ma io spendo 1500, 1300, mi compro un Magnum ME1200, che lui fa tutto il panorama delle frequenze, c'è anche gli 11 metri, ha ragione, no? Quindi chiaramente lo utilizza, se con 6 DX, allora
si fanno tutti in SSB. E ti dirò anche questo, in America non vanno più in M, vanno tutti in SSB, tutti in single side band. Quindi stai lavorando? Sì, sì, io lavoro sempre, dai voglia. Sono anche adesso nella mia fabbrichetta. Però adesso ti sei concentrato, diciamo, sui radiamatori. Sì, perché chiaramente tutti non c'è più la produzione, la Motorola non fa più transistor di produzione di massa. Come per esempio, noi abbiamo fatto tante anche radio private. Allora una valvola, non so, da un kilowatt la pagavi 500.000 lire e adesso ne costa 2 milioni, cioè 2.000 euro, un furto. E precisi transistor, gli MRF 422, tutta la roba che usa anche BIAS, costa una follia. Quindi non essendoci più una produzione di massa, perché io mi ricordo compravamo 5.000 transistor alla volta che venivano messi rigorosamente in cassaforte, hai capito? Era oro allora, ma ti dirò anche questo: noi abbiamo avuto, adesso che mi ricordo, abbiamo avuto qualche ragazzo che abbiamo denunciato delle scuole, sono sincero, perché quando uscivano questi ragazzi da noi, alla sera avevamo avuto una visita, siccome avevamo la fabbrica parallela alla ferrovia di Forlì, in via Ravegnana, cosa è successo? È successo che mi è venuto il capostazione e mi dice chi è il proprietario qui, dice sono io, e allora dice guardi che voi volete far deragliare il treno, mi dice deragliare il treno, ma cosa dice? Sì, volete far deragliare il treno, e allora venga con me in mezzo alle rotaie, noi abbiamo la Magnum con una grande terrazza da 500-600 metri che provavamo le antenne, allora dal muretto fine terrazzo a 5 metri passava il treno, era pieno di componenti elettronici meccanici che i ragazzi che lavoravano alla Magnum in un momento così che prendevano una boccata d'aria rubavano e buttavano la tiravano al di là della ferrovia. Dunque, tirando al di là della ferrovia, a volte i lanci erano lunghi e a volte i lanci erano corti e andava a finire in mezzo alle rotaie degli scambi. Ecco il perché. Insomma Daniele ti hanno derubato da tutte le parti. Tutti, Madonna, certi operai erano così perché erano tutti radiamatori che chiaramente volevano impadronirsi di materiale senza spendere una lira. Bastava che mi chiedessero qualcosa, io lo potevo regalare o darglielo. Insomma, dov'è il problema? L'ultima, veramente ultimissima domanda. Ma come mai è venuto questo passaggio dai Motorola ai Macom? Ma io questo non so esattamente. Per me i Macom non sono Motorola. La Motorola costruiva dei transistor molto duri, molto buoni. Perché qualcuno dice che Motorola vendette la fabbrica alla Macom. No, non esiste. No. Io conosco tutti gli ingegneri che lavoravano a Motorola, è come dire che vendono la Philips. Le Motorola le costruino dove? Sempre li costruiva la Toshiba. La Toshiba, quelli che monta Zomenian in lineare a 12 volt, li costruivano loro laggiù in Malesia. Hai capito? Che aspetta erano molto un attimo, buoni. Perché questa è una cosa. Cioè, aspetta, marchiati Motorola. Però le faceva Toshiba? Sì, una ditta che si chiamava sempre Toshiba, che lavorano, la fabbrica era in Malesia, hai capito? Poi la Toshiba faceva i suoi transistor, quelli famosi da 12 volt che davano, al posto degli MRF 422, che davano 50, 60, 100 watt, e facevano che andava a 150. Ecco perché i finali questi finali della Motorola andavano così bene, perché Toshiba era specializzata nei transistor. Certo, perché la Toshiba faceva delle cose grandissime. Fra l'altro ti ridirò questo, che io se non ero un Motorola non ne compravo. Un giorno venne un rappresentante di un'altra ditta che ha un nome importante che adesso mi sfugge, poi vediamo se mi ricorderò. Mi fece vedere dei transistor diversi, uguali agli 422, però si chiamavano 2SC1407, che erano identici ai Motorola. La casa li dava per 140 watt, non 150 come il Motorola, però
montati sul test rosso l'F40 dava 1200-1300 watt in antenna, erano una bomba, un po' delicati, ma erano una bomba. Quindi noi li abbiamo montati per qualche anno. Daniele, ma questi cioè i finali per la 27 parlo io, però sì, cioè perché ultimamente, siccome non si trovavano finali questi Motorola, hanno cominciato a mettere altri tipi di finali. Ma si può adattare un finale per la 27? Cioè, qual è il finale migliore per la 27? È sempre stato Motorola? Sì, sì, è sempre stato l'MRF422. I transistor hanno un data shift. Cos'è il data shift? È un foglio dove gli ingegneri, con strumentazioni molto sofisticate, determinano il taglio del silicio, perché dentro sono un silicio. Il silicio dà un taglio, quelli arrivano fino a 30-35 mega, non di più, e quindi diciamo vengono costruiti soprattutto per apparecchiature per radioamatori. Il 422 per esempio viene utilizzato dalla Kenwood per fare i finali dei loro 150 watt, però diciamo è un transistor molto buono soprattutto per lineari. Però teniamo presente che la Motorola ha fatto altre cose. Ci sono altri transistor in America come l'MRF150, che non è proprio a 12 a 24 volt, va a 48 volt, però nei camion si può fare la modifica nei camion per far andare lineare 50 volt, perché non esistono più ormai i transistor a 24 volt, esistono solo transistor che vanno a 50 volt. Perché questo? Perché aumentando la potenza, che è un fattore di formula, che la potenza è uguale a volt per intensità, ovvero potenza è uguale per V, sono i volt che abbiamo nel camion, per I che è quello che assorbirà, noi di lì salto fuori la potenza, tu fai potenza uguale a V per I, quindi dall'assorbimento che hai in ampere con un buon amperometro in serie al più del tuo lineare, fai 28 volt per quello che assorbe e tu vedi per esempio 50 ampere, poi le devi dividere per il fattore di guadagno che è 60%. Quindi se lui per esempio dà 1500 watt di consumo, lui sicuramente non sono 1500 watt in antenna, sono di consumo per avere 600-700 watt. Infatti per esempio tu compri un ferro da stiro, lui per darti 600 watt di calore ne consuma 1000. Hai capito la solita storia? Sì. Daniele, io ti ringrazio. Ma di che, caro Luigi? Ti ringrazio infinitamente. Spero, mi sono dimenticato di un'ultima cosa. Dimmi, dimmi. Purtroppo l'anno scorso ho avuto una malattia molto importante. Sono rimasto cieco per 4-5 mesi. Mi si è distaccato la retina dagli occhi, tutti e due, e sono stato operato. Nel ritorno a casa, dopo pochi giorni, ha preso fuoco la Magnum. Uno dei miei operai, gli è caduto l'alcol isopropilico sullo stufa pellet, è stato un incendio pauroso, abbiamo rovinato la Magnum. Quindi il lavoro di tutta una vita, la sfortuna che abbiamo avuto, e si è risolto nell'avere un locale che costa 1,5 miliardi, è rovinato nella sua forma come capannone, come struttura elettronica, meccanica, e abbiamo avuto un danno di 600.000 euro. Ora stiamo lavorando nel mio capannone di fianco, a 5-10 metri da questo mio capannone, perché è inservibile, in un capannone di 100 metri, così come possiamo alla meglio per andare avanti. Avendo 73 anni non posso spendere 500 milioni per riparare il capannone. Questa è la sfortuna che abbiamo avuto, però siamo contenti di aver fatto sempre le cose fatte seriamente. Infatti io dico sempre nella nostra pubblicità: Magnum e sai cosa compri. È vero. Io penso che sia giusto. È vero. Bene Luigi, ti faccio i migliori auguri. Va bene. Per la salute e anche per l'attività. Ti ringrazio. Grazie Luigi. Buona giornata. Una copia me la manderai. Ciao. Lo carico subito. Ciao Daniele, sì, grazie. Ciao carissimo, ciao.